Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Purtroppo si è già andato a far benedire. Io tra l'altro apprezzo sempre i toni pacati dell'onorevole Bagnai, ma insomma mi sto un po' scaldando dentro di me perché ci sono delle cose che non tornano. Ovviamente il caro riscaldamento Affitti individuale è un che si aggiunge a quello globale. Esatto, riscaldamento individuale, esatto, non globale. Il problema del caro Affitti esiste da tempo, non è che le proteste degli studenti sono nate solo oggi. Insomma, io ho frequentato a lungo l'università e purtroppo il mercato degli affitti per gli studenti è sempre stato piuttosto drogato in Italia per scarsa fiducia nei confronti degli studenti, appunto magari preferenza per affitti brevi. C'è stato però un ulteriore salto con un'inflazione che in Italia è ancora molto alta. E va detto tuttavia che questo governo con una mano fa una cosa e con l'altra ne fa un'altra. Non solo sono divisi tra di loro con Valditara, ma non solo politicamente Valditara che dice che è tutta colpa delle città di centro-sinistra, che è una cosa assurda, e Bernini che dice ma no, collaboriamo con i sindaci, giustamente. Ma da un lato promettono 660 milioni, tra l'altro ce ne sarebbero 960, mi risulta, nel PNRR. Dall'altro lato, con l'altra mano, tolgono 330 milioni del fondo affitti che io da vicepresidente ho utilizzato in Emilia-Romagna, era l'unico che funzionava perfettamente. Quello e anche quello per le morosità involontarie. Quindi delle due l'una, bisogna che si mettano d'accordo, perché sono loro al governo, non sono più all'opposizione. Allora sì, c'è un po' di confusione, adesso cercheremo di capirla meglio questa storia. Chicco Testa, che sono?